Oh, ciao ragazzi! Allora, visto che stamattina siamo liberi, vado ad allenarmi in M4 Training, la mia palestra, quella di cui sono socio, uno dei miei business extra basket, e approfitto per farvela vedere bene, spiegarvi un po' il concetto, raccontarvi un po' di storie, un po' di cose che succederanno nei prossimi mesi in quella palestra, eccetera. Visto che è una cosa che spesso mi chiedete sul canale quando vedete le immagini, perché oggettivamente è talmente figa che me lo chiedete, non c'è niente di strano. Inizio facendo una premessa. Secondo me ogni atleta, qualunque sia stato il suo range di stipendi, i suoi guadagni in carriera, quando arriva a un certo punto deve iniziare a pensare al post carriera. Non tanto da un punto di vista economico, c'è chi ne ha più bisogno e chi ne ha meno bisogno, ma sicuramente da un punto di vista dell'impegno. Avere un impegno che vada al di là di quello che è l'attività agonistica in sé per sé, nel periodo di transizione fra la carriera e il post carriera, è fondamentale. Perché niente ti darà le stesse soddisfazioni, le stesse emozioni che ti dà il campo, che tu giochi a basket, a calcio, tennis, tavolo, dama. Niente ti darà le stesse gratificazioni del campo, del pubblico, eccetera. Però ci si può provare. Quindi quello che ti mancherà probabilmente non saranno i soldi, ma sarà la motivazione, sarà la carica di fare qualcosa che ti piace. Ed è quello che io nel mio piccolo, perché io lo sto facendo veramente nel mio piccolo, non sono né un imprenditore né un guru, non sono un cazzo di nessuno, però nel mio piccolo sto provando a intraprendere un percorso che mi avvicina al post carriera fatto di cose che mi piacciono, quindi il mio brand, quindi Slam Dunk, quindi M4 Training, dove ora andremo, sono tutte cose che mi piacciono e che mi gasano, e prima di dover fare qualcosa che gasa qualcun altro cerco di fare qualcosa che gasa me. Baby, it's a big dark world. You don't need to know about that. Don't need to know. Prima cosa, geografia. Dov'è M4 Training? M4 Training è a Rescaldina, che a molti di voi forse non dirà tanto, ma è a Milano praticamente, provincia di Milano, zona nord, 15 minuti fuori Milano. La cosa principale adesso da fare è allenarsi. Accendo la musica, faccio pesi, poi vi racconto. Quanto mi piace venire qui, a orario in cui la palestra è chiusa, silenzio, è terapeutico. Down, levitate, going up, elevate. Watch me demonstrate. On time, never late. I grind, celebrate. No pump fake, hesitate. Allora, inizio a raccontarvi qualcosa. In M4 Training siamo quattro soci. Io, Seba, Gigi e Mando. Mando, che è anche trainer qui dentro. In realtà la palestra l'hanno aperta Seba e Mando una settimana prima del primo lockdown. È stata praticamente perennemente chiusa, così come il ristorante ha subito quella tiritera che non aprivano più le palestre. E nel periodo in cui io ero a Scafati, essendo diventato amico di Seba e di Mando, avendo instaurato con loro un rapporto super, ho deciso di investirci dei soldini. Quindi ho chiamato Seba e gli ho detto: Seba, io ho questa idea, quest'altra, quest'altra, quest'altra ancora. Che ne dici se ci investo una cifra che decideremo insieme e divento insieme a voi proprietario di questo posto? Lui mi ha detto: sì, Tommy. Abbiamo fatto 54.000 Zoom perché ero a Scafati e c'era lockdown. E dopo queste 54.000 chiamate, Zoom, incontri, eccetera, ho fatto il bonifico in maniera molto cruda e adesso sono proprietario di una parte di questa palestra. Questa rete militare che divide il campo dalla sala pesi mi fa impazzire. Cioè, qui dove veramente mi sembra di essere nel Bronx. Spogliatoi,
con gli armadietti, così se volete fare quelli tipo college americano potete farlo. Adesso faccio due tiri perché io che soffro di mal di schiena, fa sempre comodo anche nel giorno libero muoversi un pochino, non rimanere troppo incriccati. Adesso, visto che dite che pubblico solo i tiri in cui faccio canestro, ed è vero, faccio 10 tiri, onesti. Vediamo quanti ne metto su 10. Senza tagli, 10 tiri onesti. Vediamo quanti vanno dentro. 1. 1 su 1. 2. 2 su 3 su 4 4 su 5 6 6 7 questo è uscito proprio male. 6 8 bel 2 su 2 ora, onesto. Riesci onesta. Ed hai visto, non è che li sbaglio sempre tutti e per miracolo li segno uno ogni tanto. Giuro che era il primo tentativo. Ho fatto una scommessa col vlog. 8-10, dai, potrei andare peggio. Vi racconto altre due robe. Il business qui dentro funziona così. La parte di là, ovvero quella della sala pesi, è l'area in cui Marco è il boss. Quindi personal training, allenamenti in gruppo, ingressi singoli, programmi specializzati per professionisti, per gente che ha necessità particolari. Tutti i tipi di allenamento. Funzionale. Non ci sono le macchine. Come avete visto ci sono rack, bilancieri, manubri, tutto, ma non ci sono macchine. Mentre di qua, nel campo che vedete dietro di me, ci sono un sacco di progettini interessanti che stanno partendo adesso. Uno è quello per il lavoro individuale sul campo da basket, che è valido per chiunque, quindi dai ragazzino al papà, a chi non ha mai giocato e vuole imparare, al professionista, che si fa con un allenatore preparato specifico che lavora tutti i giorni sul miglioramento individuale. Poi c'è un progetto strafigo che partirà quest'estate, che è quello che viene fatto con Carlo Finetti, attualmente l'assistente allenatore di Udine in A2, che ha un progetto suo personale che si chiama Delivery Basket, con cui gira l'Italia per allenare giocatori di basket professionisti o semiprofessionisti. E questo progetto con lui partirà quest'estate. Faremo 3 settimane di lavoro in cui professionisti, semiprofessionisti o anche amatori potranno venire e farsi una settimana di lavoro intensivo specifico con lui. Mi tiro su perché mi va il sangue al cervello. Quindi sarà una roba super interessante. Infatti sono gasato, anche perché la sto organizzando io insieme ai miei soci e insieme a Carlo, ma parteciperò anch'io perché è una cosa che comunque fa comodo anche a me. Ah, tra l'altro, montando il video mi sono accorto che non ho detto tipo le robe più importanti, tipo che uno volendo può semplicemente tirare e giocare, oppure può andare con gli amici a giocare 3 contro 3, 4 contro 4, 2 contro 2, cioè non ci sono solo ste robe per giocatori o aspiranti giocatori, si può anche semplicemente usare come un campo normale. Vi saluto così. No, adesso è ora di tornare a casa. Fermi tutti, vado via, non prima di essermi fatto uno spaccacranio. Cazzo, sto pensando anche di metterlo in vendita lo spaccacranio.
Cheers to the good days. È una bevanda perfetta. This is a mistake. I know about tomorrow. I don't wanna fight. È arrivato il momento di andare. Va bene, ok, si allena, ma senza esagerare. Bye bye. Baby, we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to leave. Se ancora non lo seguite su Instagram, M4 Training lo trovate su Instagram. Vi lascio il profilo qui e in descrizione. E poi, se non vi siete iscritti a questo canale, iscrivetevi, che è un bel modo per supportarmi. Spero che questi video a tema non proprio campo vi piacciano. Anche perché se no, se non vi piacciono, quando finisce il campionato devo chiudere il canale. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Say we didn't. I was your first love.